E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui, vi faccio vedere un nuovo unboxing per i Queen in vinile. Sto parlando di questa volta di Queen on Fire Live at the Ball. Questa volta sono 3 LP. Il prezzo di questo album è di 32,99, 33 euro per questo vinile, 33 giri di puro rock. Qui, sedicesima uscita, Queen on Fire, Live at the Ball. Qui c'è la tracklist. La prossima uscita vedremo News of the World. E qua ci sono gli altri rimanenti per questa collezione. Ultimi 10 dischi da prendere per poi finire questa collezione. Andiamo adesso ad aprire il vinile. Infatti già il fatto che ci sono 3 LP, il cofanetto si vede che è bello abbondante. Qui vabbè c'è il cartonato che abbiamo visto, 33 giri di puro rock, quindi in vinile, sedicesima uscita. Questa è la tracklist dell'album. Qui c'è il piano dell'opera dove ce ne mancano gli ultimi 10 numeri. Adesso direi di andare ad aprire il vinile. Andiamo a togliere la plastica. Ed ecco qua ragazzi, Queen on Fire Live at the Ball, bellissima la copertina. Qui abbiamo il retro, record registrato Live at the Ball, giugno 1982. Qui ci sono tutte le canzoni. Andiamo ad aprirlo, che si apre da questa parte. Ed ecco qua ragazzi, ecco qua i 3 LP. Bellissima questa fotografia di Brian May, qui Freddie Mercury. Nel primo LP abbiamo questa fotografia di Freddie Mercury, Side 1 Flash the Hero, You Will Rock You e varie canzoni, mentre dietro abbiamo Roger Taylor alla batteria. Poi nel secondo abbiamo Brian May e qui abbiamo anche il bassista. Guardate qui che spettacolo queste immagini. E poi abbiamo l'ultimo LP con Freddie Mercury e dietro abbiamo varie fotografie bellissime. Andiamo a vedere gli LP. Questo è il primo, Queen on Fire, bellissimo. Poi abbiamo quest'altro, che sono tutte e tre uguali. E questo è l'ultimo. E niente ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti belli!